È finita 0-0, un ottimo primo tempo, nella ripresa è cresciuto di più il Bologna. Non sono d'accordo, non abbiamo fatto un buon primo tempo. E abbiamo sì creato 3-4 palle gol, ma se fossimo stati un po' più lucidi nella gestione della palla, un po' più lucidi nel cambiare gioco più rapidamente e velocemente, avremmo potuto fare molto molto di più. Il secondo tempo è venuta fuori la stanchezza inevitabilmente e il tipo di gioco che è venuto a fare il Bologna ovviamente ci ha penalizzato, perché loro hanno fatto un 4-5-1 sulla difensiva, l'unica cosa che facevano è queste palle lunghe a cercare di approfondire i Mancosu. Inevitabilmente quando tu sei stanco, soprattutto davanti, i difensori scappano indietro e gli attaccanti rimangono lì e rimani lungo. Erano stanchi un po' tutti, infatti a un certo punto ho avuto anche paura perché abbiamo preso 2-3 contropiedi, la foga di voler far gol, siamo sbilanciati un po' troppo. Sarà anche un po' allungata la squadra. E quindi ho pensato di abbassare Birk e mettere un centrocampista in più che desse un po' più di equilibrio. No, vabbè, la foga mi piace perché la squadra voglia di vincere, solo che ogni tanto la mancanza di lucidità non consente di leggere una situazione un po' pericolosa. Allora in un paio di circostanze abbiamo preso 2 contropiedi pericolosi quando stavamo ancora schierati con il 4-2-3-1 e lì ho visto che c'era poca lucidità e ho abbassato Bjarnason per stare un po' più attento a non prendere, perché sono convinto che è un ottimo risultato questo. È che è un risultato giusto intanto? Non credo perché abbiamo creato secondo me più del Bologna, palle un po' più nitide del Bologna. Mi ricordo adesso a caldo così, mi ricordo la prima di Melchiorre al primo tempo, dove il portiere è stato bravissimo, il Traversa, Caprari, insomma abbiamo avuto qualche opportunità. Ecco, qua ora Bologna, d'altronde lo avreste fatto anche in caso di un altro risultato, si va per vincere. Ah, ma saremmo andati per vincere anche se avessimo vinto, questo siamo noi e questo dobbiamo essere noi. Abbiamo un gran vantaggio che siamo abituati a fare queste partite, ne faremo un'altra. Sì, sono stati fantastici, insomma io mi ricordo da bambino lo stadio pieno, l'ho visto raramente se non un paio di anni fa, quindi è motivo anche di orgoglio, perché vuol dire che questa squadra sta facendo di tutto per farsi voler bene dalla società e sta cercando di dare tutto per fare un regalo a questa città. Ci proveremo fino in fondo. Per la firma del contratto bisognerà attendere quando? C'è una partita a Bologna dove mi gioco la Serie A insieme alla città, insieme ai giocatori, figurati se sto pensando al contratto, non è un mio problema in questo momento. Per chiudere, ci crede allo stesso modo della vigilia di Pescara-Bologna, alla Serie A? Come prima e più di prima.